vai. Ma oggi abbiamo un consiglio comunale a Fiumicino, abbiamo registrato per l'ennesima volta un'assenza completa di sensibilità di questa maggioranza di sinistra, che non solo ha invertito l'ordine del giorno che riguardava i problemi dei cittadini per discutere questioni ideologiche che non riguardano questa città, ma detto questo, subito dopo ha chiesto una sospensiva e ha fatto mancare la propria forza con i propri consiglieri alla discussione di questo consiglio. Quindi noi abbiamo discusso di problemi sensibili di tutto il territorio, dalle scuole ai giovani all'ambiente, dove c'era l'assenza completa dei consiglieri di maggioranza, eccetto il consigliere Cuffo, che era presente perché aveva una mozione che abbiamo discusso sugli anziani e abbiamo approvato. Quindi è una vergogna, è l'ennesimo atto di non rispetto delle istituzioni e non rispetto della città. Sì, è inutile aggiungere altro se non per dire che di fronte ai problemi della città portiamo in aula le mozioni come atti amministrativi e questa maggioranza invece di affrontare una discussione democratica scappa, fugge dall'aula, lasciando l'aula in mano all'opposizione. Li ringraziamo perché grazie all'opposizione questi problemi sono passati e da oggi sono atto amministrativo votato dal Consiglio Comunale Sovrano. 15 consiglieri di maggioranza che fanno parte dell'amministrazione che governa questa città, laddove si è parlato di una mozione che poco riguardava il nostro territorio, tutti presenti o quasi. Quando si è andato a parlare di bambini, anziani e giovani, un solo presente. Lascio a voi le dovute considerazioni. Questa maggioranza oggi ha dimostrato di non voler governare e di non saper governare la nostra città, perché come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, quando si è trattato di trattare di fuffa, di argomenti che nulla hanno a che vedere strettamente con il nostro territorio, erano tutti presenti e hanno fatto la loro bella passerella del politicamente corretto. Quando invece c'è da affrontare i problemi concreti di questa città, abbiamo dimostrato anche questa volta di avere la responsabilità di prendercene cura, di approvare alcune fondamentali ed importanti proposte che vanno proprio incontro alle esigenze della nostra città e dei nostri cittadini. Quindi ci appelliamo alla città affinché apra gli occhi davanti all'incompetenza di questa maggioranza. Sì, hanno già detto tutti i miei colleghi, ma volevo aggiungere semplicemente che oggi del PD erano presenti solamente due consiglieri e la Presidente Ivona, e questo penso sia molto grave. Credo che se non hanno più voglia, non hanno più la volontà, si potrebbero anche dimettere e farebbero del bene a tutti. E una cosa del genere non mi era mai successa, 8 anni di consiglio comunale la maggioranza è sempre rimasta al suo posto. Stavolta non è andata così. Ringraziamo i consiglieri dei 5 Stelle che sono rimasti insieme al consigliere Cutolo che ha permesso di andare avanti. Per cui voi cittadini traete le vostre conclusioni. Grazie.